animale della sera. Luca Heller, Weiniger, assolutamente inedito, perché raccontava di questa perdita dei suoi genitori, che è avvenuta prestissimo, a un'età veramente in cui non è giusto che nessuno debba perdere i propri genitori. 11 anni? Sì, il padre ha 4 anni perché era un commercialista e ebbe un incidente d'auto purtroppo e morì il giorno dopo. Mia madre a 36 anni rimase vedova, si mise a lavorare, ma dopo 7 anni, a 43 anni lei e 11 io, purtroppo morì di un tumore alla mammella, che è un grosso problema perché sappiamo tutti ora ci sono i controlli, no? Gli screening sull'utero, sì, l'utero, la mammella, e anzi meno male sono stati introdotti per le donne. Purtroppo parlo di 50 anni fa, questo non c'era, e quindi ci fu questa disgrazia. E la Concita De Gregorio mi ha fregato perché io ero concentrato su questioni un po' più serie, non che non fossero certo serie le mie, ma le mie contano poco. Ha visto l'anello e mi fa: ma quella è la fede, quell'altro che cos'è? E niente, ho detto la verità, è un anello che conservo con davvero. Poi ci sono delle cose umane, come tutti, sono le fedi dei miei genitori. Quando le volli, le feci fondere, poi mi disse: quella che cos'è? È una L, è la L di Luca, i miei genitori mi hanno procreato. Però non hanno solo procreato, mi hanno dato comunque in quei pochi anni una buona educazione. Che però è possibile dire, mia teoria, non so se è applicabile anche alla sua storia, che dalle tragedie poi ci si trasforma, si acquisiscono potenzialità, anzi si sviluppano potenzialità che magari non si immaginava neanche di avere, perché il percorso poi fatto da Luca è pazzesco, perché rimane da solo, come raccontavi tu, ti metti subito da fare, fai il Vucumpra, da lì sì, i tuoi sì, studi. Io ho venduto, cosa vendevi innanzitutto? Non qualche cosa che si può immaginare, scherzo. Nel senso, a un certo punto, per mantenermi, siamo quattro, poi ho due fratelli e una sorella più piccola, ma due fratelli, uno era sposato, un altro poi è andato a studiare in Inghilterra, a Cambridge, al King's College, perché c'era molta differenza di età. Io sono rimasto un po' sbalestrato e quindi all'età di 14-15 anni ho cominciato a dovermi mantenere, perché avevo il frigorifero vuoto e a quell'età si cresce un centimetro al mese, era un dramma. Per cui non avendo né arte né parte ho incominciato a lavorare, e uno dei primi lavori era il Vucumpra, andavo a vendere calze nelle famiglie fiorentine, cioè prendevo le calze insieme a un signore più grande e a un altro giovane, si portavano, erano buone calze da donna, gli si portavano a pacchetti di 6, si lasciavano, si invitavano a provare e poi si tornava dopo 24 ore, e se le trovavano di loro gradimento le acquistavano. In questo modo però devo dire, un po' per compassione, penso, un po' per... però alla fine riuscivo a sbarcare il lunario, perché è stata veramente, se ne racconto, di cotte e di crude di questi lavori. E quindi sono col cuore verso tutti i messinesi giovani che non trovano lavoro davvero, ma anche gli immigrati, cioè è un dramma quello del non lavoro. Mi ferisce, ed è uno dei motivi per cui mi sono affezionato alla causa di Messina, in realtà, al di là dei bilanci, le storie, ma rivivo le difficoltà. E da lì i tuoi studi, hai fatto l'Istituto Tecnico Commerciale, poi leggo che hai studiato all'Università di Firenze, poi quella di Pisa, la Bocconi, quella di, sì, Bologna, quella di Siena, cioè quante lauree hai? No, io ho tre titoli accademici, post-accademici, e master di massimo livello, poi sono stato anche all'estero, università. Cioè in realtà ho voluto recuperare il tempo perduto, perché non avendo avuto possibilità di formarmi normalmente ho studiato e lavorato, però questo mi ha fatto studiare con passione, con voglia, ero curioso,
e in questo modo non ho mai smesso. L'ultimo titolo l'ho preso all'Università di Siena, è un master di secondo livello in direzione aziendale delle amministrazioni pubbliche. E l'hai preso quando? Nel 2005. Perciò recentemente. Mi dettero anche, mi viene da ridere, mi dettero anche la borsa di studio, non la volevo perché dico, ma scusate, lavoro già, no, ma il premio, insomma, fui premiato. Insomma, però, all'età di? 55. Fantastico. Anni, cioè 50 e rotti anni, diciamo più di 50 anni, però non, credo veramente che non si, a ognuno dico, non bisogna mai smettere di studiare e di imparare, perché la vita è un esame continuo.